Nel settore delle munizioni, Fiocchi, che è il marchio di riferimento, uno dei marchi di riferimento per quanto riguarda il mercato italiano, è una realtà molto dinamica che in questi anni sta dimostrando un rinnovato dinamismo. Abbiamo qui con noi Riccardo Cassin, che è Product Manager della linea Centerfire per Fiocchi Munizioni, e ne parliamo con lui. Riccardo, da cosa cominciamo? Io inizierei con la gamma di cartucce da carabina specifiche per la caccia, di cui siamo molto orgogliosi e che abbiamo implementato negli ultimi 2 anni, portando la produzione e il caricamento in loco a Lecco, in Italia. Mentre prima era negli Stati Uniti? Esattamente, la produzione iniziale era effettuata negli Stati Uniti e continua negli Stati Uniti per quanto riguarda il mercato americano, nordamericano, mentre per il mercato europeo, italiano, si è deciso di portare la produzione in Italia per tutta una serie di motivi sia normativi che di economicità nei trasporti. E soprattutto per adeguare i caricamenti, l'assetto di caricamento in quelle che sono le esigenze tipiche di una caccia di selezione europea rispetto a quello che è una caccia americana. Bene, quindi passando al dettaglio delle nuove munizioni da carabina, cosa mi dici? Allora, principalmente la novità più macroscopica che salta all'occhio è un completo restyling delle confezioni per proprio segnalare uno stacco deciso tra quello che è stato fatto e quello che si farà. A richiesta dei cacciatori e dei tiratori in generale, è stato la novità più importante è riportare i dati balistici che erano già messi sul catalogo e sul sito internet, ma ci rendiamo conto che in attività venatoria è impensabile portarsi il catalogo, portarsi addirittura il computer, riportando i dati balistici delle singole munizioni. I caricamenti sono i calibri, quelli canonici, 2.22, 2.23, 243 Winchester, 2.70, 308, 30.06 e 300 Winchester Magnum, quindi definito l'assetto di caricamento. Proponiamo la gamma in 3 tipologie di proiettili, quindi un full metal jacket hollow of point tradizionale sui 2 classici calibri Varminter, quindi 2.22 e 2.23, abbinati a soft point e EPN, che non è nient'altro che una palla orna di SST per quanto riguarda i 2 calibri piccoli, 2.22 e 2.23, e VMAX per quanto riguarda i 2 calibri piccoli Varminter, 2.22 e 2.23, e SST per tutti gli altri calibri a salire. Abbiamo una quarta tipologia di proiettili al momento focalizzata solo su 2 calibri 30, quindi 308 e 30.06, che è la freccia nera, proiettile cosiddetto monolitico, noi preferiamo chiamarlo un solid in rame puro, per la caccia. Principalmente noi l'abbiamo in questo momento indirizzata alla caccia al selvatico cinghiale, il verro. In un prossimo futuro è in progetto anche di ampliare questa offerta anche per la caccia di selezione a ungulati differenti rispetto al cinghiale. E nel calibro 30, se non sbaglio, c'è anche un nuovo ingresso nella gamma Fiocchi. Esatto, questo è un 300, diciamo 300 blackout. Faccio un piccolo inciso riferito a quello che c'era prima. Nel calibro 30.06, nel 308, abbiamo anche una palla full metal jacket all off point specifica caccia Sierra Game King. 300 blackout è un calibro di cui si è parlato molto, di cui al nostro interno abbiamo fatto molte valutazioni e molte sperimentazioni. Siamo stati un po' resti in questi ultimi anni a dare delle comunicazioni verso l'esterno, mantenendo magari quasi un certo distacco per non svelare la nostra attività. La gamma è stata definita, verrà presentata ufficialmente il prossimo marzo a IVA, però posso anticipare che sono presenti 5 tipologie di caricamenti che vanno sia da un ambito venatorio che a un ambito di tiro sportivo e a un ambito di applicazione law enforcement. Posso dire che nella sua completezza la gamma prevede un caricamento con palla freccia nera 110 grani espansivo dedicato alla caccia,
una palla espansiva, quindi Full Metal Jacket Hall of Point 125 grani, una tradizionale Full Metal Case 147 grani, una subsonica da 220 grani open tip match e una frangibile, questa verrà destinata principalmente al mercato training law enforcement. E ci sono novità interessanti, se non sbaglio, anche per quanto riguarda la ricarica? Sì, a completamento dell'offerta di propellenti della linea FRX, praticamente disponibili da inizio marzo, due propellenti dedicati alla ricarica di munizioni per carabina. Parliamo dell'FRX Purple e dell'FRX Grey, giusto per mantenere la continuità con la red, green, yellow e brown delle munizioni da pistola. Due propellenti singole basi che permettono di coprire un range di calibri molto ampio. Complessivamente i due propellenti ci coprono 18 calibri, partendo dal 2.22 arrivando al 300 Winchester Magnum, passando per il 2.43, 2.70, 6.5x55, 308 e 30.06, giusto per citare ovviamente i due russi 7.62x39 e 7.62x54R, e all'interno dei calibri con una ampia gamma di proiettili, quindi dal caricamento con palla leggera a caricamento con palla più pesante. Completerei questa disamina parlando della percussione anulare. So che c'è una nuova linea, la Perfecta Dragon, che presenta due nuovi caricamenti. Se mi dici qualcosa e soprattutto se mi dici chi è l'utilizzatore, il destinatario di questa nuova proposta di fiocchi. Allora, Perfecta Dragon è un progetto che parte dal 2013 ed è un progetto che non è assolutamente terminato con questa definizione, ma è un progetto a medio e lungo termine che va ben oltre quello che è un puro scambio commerciale, ovvero compro prodotto, importo. E mi preme precisare che questo non va assolutamente a sostituire il prodotto fiocchi made in Italy, ma è un qualcosa di complementare che si propone sul mercato italiano, internazionale, ma è propedeutico anche a un'attività di interscambio e collaborazione industriale, ma non è sicuramente questo il momento e il tempo per entrare nel dettaglio di questa operazione. Possiamo dire che sono due tipologie di prodotto: Perfecta Dragon Maxac, che si rivolge all'appassionato tiratore che non ha velleità agonistiche ma si vuole divertire, un'attività ludica di tiro a segno, di tiro al bersaglio, anche nelle forme non canoniche, offrendo un prodotto di una buona qualità, e un Perfecta Dragon Match che sicuramente, quando arriverà, è previsto verso luglio-agosto l'arrivo della prima partita che verrà distribuita in Italia, farà magari parlare di sé, che si rivolge a un tiratore di un livello agonistico. E come dicevo poc'anzi, non va a sostituire il prodotto fiocchi, ma va a porsi in una maniera complementare, quindi un'offerta differente. Quindi un'offerta differente con un occhio di attenzione anche all'aspetto dei costi? L'aspetto dei costi non è ancora stato definito, sicuramente avrà un approccio, sarà un aspetto che verrà valutato, poi sicuramente sarà un prezzo interessante, ecco, posso dire interessante. Ti ringrazio molto, Riccardo, e a presto, in bocca al lupo.